Ascoltami, devo dirti una cosa. Lo so che non sono nessuno, non sono un politico, non sono una celebrità, non sono un'autorità, ma ho bisogno che mi ascolti. Vedi, in questo momento ci si sente afflitti, è chiaro. Ma siamo davvero sicuri di sapere da che cosa? Ci saranno sicuramente persone che già avranno identificato il colpevole, o meglio, il loro colpevole, perché in questo caos ognuno può avere il suo di colpevole. La questione è che chi ha trovato un colpevole si è già fermato e passerà questo periodo a provare rabbia e a buttare fango in faccia a coloro che reputa siano la causa del suo male. E se invece la causa fossimo io e te, noi? E se invece adesso la cosa che conta di più fosse noi stessi, la nostra responsabilità e l'amore che abbiamo dato fino a un attimo prima che iniziasse tutto questo casino? Non è forse questo che conta quando si prende atto del valore della vita? Non lo sentite che adesso bisogna restare al centro, nel battito, lì da dove parte la vibrazione della nostra esistenza per avere coscienza di questo dono? Quante volte ce lo siamo ripetuti che la vita è un dono, sì, e lo è anche questo momento. Non vi siete stancati del fatto che ogni volta bisogna aver paura di morire per comprendere che l'unica cosa che conta è l'amore che diamo e quello che siamo disposti a ricevere? Ma vi siete accorti quanto è meraviglioso guardare gli occhi di un altro, percepirne il dolore e la tenerezza e non riuscire a trattenere il pianto? È miracoloso piangere per un'altra persona che non saprà mai delle tue lacrime. C'è totale assenza di egoismo, convenienza, manipolazione e totale presenza di libertà. Abbiamo bisogno di avere il coraggio di piangere. Quando ci affacciamo dai nostri balconi, guardiamoci, cantiamo, sì, però poi dopo torniamo in casa e permettiamoci di piangere. Non nascondiamo questo dolore, non anestetizziamolo. Abbiamo bisogno di guardarlo in faccia perché ci sta dicendo qualcosa e sbatterà i piedi finché non sarà ascoltato. Questo dolore ci ha isolato per dirci che ognuno di noi può salvare questa terra, che le abitudini che finora hanno distrutto il mondo sono nelle nostre case. C'è un modo diverso di vivere ed è scritto qui, sulle pagine di questo dolore universale. Vi siete accorti di come la natura, lasciata libera dal nostro tram tram quotidiano, ci stia riconsegnando la sua bellezza? Vogliamo ancora credere che di questa giostra che ora si è fermata noi ne abbiamo bisogno? Non ritorniamo più sui nostri passi, no. Guardate dove ci hanno portato. Cambiamo il passo, più lento. Abbiamo corso abbastanza, abbiamo vissuto di sfuggita puntando dritto verso un nulla che ora si è dissolto tra le nostre mani. Cerchiamo il nostro posto, fermiamoci, spegniamo la luce, spegniamo tutto e piangiamo. Impregniamo la terra con le nostre lacrime, ne ha bisogno, adesso, necessita del nostro pianto salato. Chi piange non sarà mai più quello che è stato prima del pianto. E la rivoluzione comincia con una lacrima.